Io non rubo altro tempo, vi lascio con Marco Gallarino, con Metafisica e Cosmologia in Dante, e vi auguro buon ascolto. Grazie a tutti. Buongiorno, grazie per la vostra presenza. Allora, questo mio libro, che è la mia prima monografia, prima ho scritto 7 articoli sempre di filosofia dantesca, verte sulle connessioni che si possono rintracciare tra la metafisica e la cosmologia di Dante. In particolare, studiando alcuni argomenti cosmologici, cosmogonici in Dante, si possono definire con particolare precisione delle questioni metafisiche di particolare rilevanza nel contesto della speculazione filosofica dantesca. Io direi che la cosa più facile è iniziare a delineare quale sia la struttura del cosmo secondo Dante e quali siano alcuni di questi principi metafisici di cui parlavamo che stanno alla base di questa strutturazione, per poi comprendere quali sono i problemi interpretativi che possono nascere proprio nel contesto di questi temi, quali rilievi gli studiosi hanno avanzato nei secoli e soprattutto tra il Novecento e gli inizi di questo secolo sul testo dantesco e come si possa cercare di proporre una serie di soluzioni ermeneutiche che possano consentire una lettura di Dante in cui le apparenti contraddizioni dei testi vengono risolte. Partendo dal secondo canto del Paradiso, possiamo vedere come Dante struttura il suo cosmo, in particolare i cieli che ruotano attorno alla terra e che Dante sta percorrendo nella sua ascesi nella terza cantica. Dante ci dice: dentro del ciel della divina pace, che sarebbe l'empireo, si gira un corpo nella cui virtute l'essere di tutto suo contento giace. Quindi il cielo più esterno è l'empireo. All'interno di questo cielo, che è il cielo teologico, sede dei beati, si gira il primo mobile, che è il cielo che imprime il movimento a tutto il meccanismo dei cieli. E quindi si vede come il primo mobile sia insieme un cielo di grande valore metafisico e cosmologico. Cosmologico proprio perché dal moto di questo cielo deriva il moto di tutti gli altri cieli inferiori. E metafisico per quello che abbiamo appena letto, che si gira un corpo, appunto il primo mobile, nella cui virtute, quindi nella cui potenza, l'essere di tutto suo contento giace. È contenuto tutto l'essere degli enti inferiori a questo cielo. In poche parole, Dante ci sta dicendo che per strutturare l'universo Dio infonde la sua potenza creatrice in questo primo cielo perché poi si propaghi agli altri cieli che la possano definire, che possano quindi in un certo senso frazionare questa potenza creatrice nelle diverse forme che poi vengono attribuite agli enti del mondo sublunare, cioè del mondo che sta sotto il cielo della luna, che è il cielo più basso, che è quello in cui noi viviamo. E quindi Dante prosegue dicendo: il ciel seguente, che è il cielo delle stelle fisse, cadente vedute, che sono proprio, che è proprio la molteplicità di queste stelle, quell'essere parte per diverse essenze da lui distratte e da lui contenute. Significa che il cielo delle stelle fisse
proprio perché non è più uniforme come il primo mobile, ma ha una molteplicità diciamo di essenze differenti che sono le diverse stelle, è capace di farsi principio della moltiplicazione, della diversificazione della potenza causale divina. Se quindi la potenza causale divina è unitaria, perché Dio è uno e la sua potenza è sovrabbondante e unica, vediamo che attraverso questo passaggio nel cielo stellato, questa grande potenza unificata, creatrice divina, inizia a conoscere la sua prima diversificazione, proprio perché c'è una diversità qualitativa tra le diverse stelle che compongono il cielo stellato. E poi Dante prosegue dicendo: gli altri cieli, quindi gli altri cieli, i cieli sono come delle sfere, non sono soltanto i pianeti, i cieli sono come delle sfere che ruotano attorno alla Terra, nelle quali sono incastonati come dei gioiellini i pianeti. E quindi gli altri cieli, per varie differenze, le distinzioni che dentro da sé hanno, dispongono ai loro fini e loro semenze. E quindi gli altri cieli partecipano della diversificazione della potenza causale divina, in modo che questa potenza causale assuma le diverse forme che vengono attribuite agli enti, come dicevamo. È così fondamentale l'azione che svolgono i cieli, che deve essere espressa con verbi assolutamente fondamentali, che entrano nel profondo della nostra esperienza. Prendere e fare, questi organi del mondo così danno, come tu vedi o mai, di grado in grado, che ti sorprendono e ti sottofanno. Da sopra prendono la potenza causale divina che tutto costituisce, che tutto vivifica, che tutto consacra, e la trasmettono di sotto perché possa arrivare alla fine a questo mondo, alla terra, al mondo sublunare, perché esso sia costituito così come lo vediamo, perché la potenza creatrice divina e le disposizioni della provvidenza divina possano attuarsi attraverso la mediazione dei cieli. E quindi abbiamo scoperto come fondamentalmente si struttura l'universo dantesco. Abbiamo questi 10 cieli, di cui il primo è il cielo teologico, l'Empireo, poi abbiamo il primo mobile, questo cielo di, che si fa primo mediatore dell'attività fisica e metafisica della potenza causale divina, poi il cielo delle cieli delle stelle fisse, e poi i cieli dei diversi pianeti, dei 7 pianeti che girano attorno alla Terra. Vediamo che Dante ci spiega come la potenza causale divina si spiega nell'universo. Dice: la divina volontà, che da sé sperne ogni rigore, ardendo in sé sfavilla, sicché mi spiega le bellezze eterne. Ciò che da lei, senza mezzo distilla, non ha poi fine, poiché non si muove la sua impronta quand'ella sigilla. Ciò che da essa, dalla divina volontà, senza mezzo piove, ciò che deriva senza mezzo dalla divina volontà, libero è tutto, perché non soggiace alla virtute delle cose nuove. Cioè ciò che è creato direttamente da Dio e deriva direttamente dalla potenza causale divina, è tutto libero, perché non soggiace all'influenza, alla potenza, alla virtù delle creature. Soggiace soltanto alla potenza causale divina. E siccome questa potenza è perfetta, ciò che è creato direttamente da Dio è imperituro. Questo ci sta dicendo Dante nel settimo del paradiso. Più le conforme
quindi le cose che sono create direttamente da Dio sono più conformi alla divina volontà, e però più le piace che l'ardor santo ogni cosa raggia nella più somigliante e più vivace. Benissimo, ma a questo punto a Dante viene in mente un problema che Beatrice intuisce essere sorto nella sua mente, e sempre nel settimo canto del Paradiso glielo scioglie. Dante si domanda: ma com'è possibile che le cose create direttamente da Dio siano imperiture, quando io vedo che gli elementi si corrompono, si tramutano l'uno nell'altro? Infatti Beatrice, sempre parlando con Dante, gli dice: tu dici, gli veggio l'acqua, gli veggio il fuoco, l'aere e la terra e tutte le loro misture, cioè i quattro elementi e i loro composti, venire a corruzione e durare poco, e queste cose pur furono creature, perché se ciò che è detto è stato vero, esser dovrie da corruzione sicure. E Beatrice adesso spiega: gli angeli, frate, e il paese sincero nel quale tu sei, dir si possono creati siccome sono il loro essere intero, ma gli alimenti, cioè gli elementi che tu hai nomati, e queste cose che di loro si fanno, da creata virtù sono informati. Creata fu la materia che li hanno, creata fu la virtù informante in queste stelle che intorno a loro vanno. Questa è la risposta di Beatrice. Dio, nel suo primo atto creativo, ha creato tre cose: la pura forma degli angeli, la pura materia di cui sono costituite le cose del mondo sublunare, e quell'incorruttibile composto di forma e materia che sono i cieli, che nella loro perfezione incorruttibile si muovono nel tutto del più perfetto dei movimenti, che è il moto circolare uniforme. Gli elementi non sono stati creati immediatamente da Dio nel suo primo atto creativo, sono stati generati con la mediazione delle creature, ossia in una materia creata per mezzo della virtù informante, cioè della potenza di poter, della potenza di attribuire le forme proprie dei cieli. Ecco, un'ipotesi interpretativa che possa rendere ragione di tutte queste di questi elementi che abbiamo messo in gioco è la seguente. Si potrebbe semplicemente pensare appunto che nel primo atto creativo Dio crea, come Dante ci suggerisce, gli angeli, i cieli e la materia pura. Gli angeli immediatamente sono chiamati a scegliere tra la fedeltà a Dio e il non riconoscere la sovranità di Dio sopra il loro essere, prima di tutto, sopra la creazione che li ha posti nell'essere. E quindi immediatamente gli angeli o si ribellano o iniziano il servizio di Dio. Quindi, non accogliendo l'ipotesi che nell'istante stesso della loro creazione gli angeli compiano il loro atto di servizio o di ribellione a Dio, perché come fa a notare Nardi, anche San Tommaso sottolinea che qualora un essere creato compie la sua operazione nel momento stesso in cui viene creato, questa operazione è da ascriversi più al creatore che non alla creatura stessa. Quindi, anche volendo considerare che gli angeli iniziano a compiere la loro azione nell'istante successivo a quello della loro creazione, noi abbiamo un susseguirsi
proprio immediato di due istanti, primo istante, istante della creazione, si pongono gli angeli, i cieli e la materia prima. Secondo istante, gli angeli o si ribellano a Dio o iniziano il loro servizio. E il servizio di una parte degli angeli, come sappiamo dalla Divina Commedia e dal Convivio, è proprio quello della mozione dei cieli, cioè muovere i cieli. E i cieli sono quegli organi del mondo, quegli strumenti che, come abbiamo visto prima, trasmettono la potenza causale divina all'universo e quindi si fanno mediatori dell'informazione, cioè della trasmissione delle forme, dell'adazione delle forme al mondo sublunare. Con cui si deve raffrontare l'eternità di ciò che eventualmente è stato creato prima, dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, io eterno duro, è un'eternità teologica ed escatologica, diciamo. Quindi si deve considerare che anche l'eternità di ciò che dovrebbe essere precedente adesso è dello stesso tipo. E in fondo, se, come prima dicevamo, accogliamo l'interpretazione tomista per cui gli elementi sono destinati a giocare ancora un ruolo nella nuova Costituzione universale, quando ci saranno i cieli nuovi e la terra nuova, vediamo che anche gli elementi, non le singole masse elementari, ma gli elementi, nel senso della distinzione formale dei quattro elementi, è eterna nello stesso senso, cioè ha una destinazione escatologica, come ha una destinazione escatologica l'inferno. D'altra parte, un segnale che ci può spingere a questa interpretazione è il fatto che qui Dante sta dicendo che c'è qualcosa di eterno che è sorto prima di qualcos'altro di eterno. Che senso ha questo confronto tra cose eterne, se non proprio perché si sta attingendo un livello scientifico molto più alto, che appartiene al livello della scienza teologica. Si sta parlando delle realtà escatologiche, si sta confrontando l'eternità escatologica dell'inferno con l'eternità escatologica degli elementi che saranno chiamati a costituire, dopo questo mondo, anche il mondo rinnovato, dei cieli nuovi e della terra nuova.